RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! 14:49 minuti, ritroviamo Roberto Conte. Ciao Roberto. Caro Fabio, ritroviamo anche una bellissima rubrica che c'è un po' mancata, ma l'abbiamo sacrificata sull'altare del calcio colorato, per cui la recuperiamo oggi al posto dell'accademico del mese, anche perché va fatto il bilancio sulla forma del campionato del Napoli. Secondo molti il Napoli ha perso questo campionato anche perché i giocatori sono stati spremuti troppo, di questo ed altro, anche dello scudetto cosiddetto perso in albergo, parleremo con una grande esperta di scienze farmaceutiche, già direttore tecnico del gruppo Farmacia delle Terme, ma soprattutto volto televisivo familiare di Donne del Pallone. Benvenuta a Radio.0 a Raffaella Leisi. Ciao, buonasera a tutti, grazie della presentazione. Allora, intanto complimenti per la trasmissione, so che ieri l'avete chiusa, quant'altro noi abbiamo ascoltato Sonia Sodano nello sguardo in rosa sul tricolore, uno sguardo che poi non è andato a buon fine perché il tricolore è stato ancora una volta assegnato alla Juventus. Tra i problemi che il Napoli ha riscontrato quest'anno, un po' il calo di forma di due giocatori molto importanti, Cagheon e Mertens. Forse è vero che giocare troppo e fare poco turnover non fa molto bene? Sì, io guardo la cosa sotto il profilo appunto biologico, fisiologico. Io osservo che molte delle lesioni più comuni che i calciatori professionisti vanno incontro sono magari distorsioni articolari violente e stiramenti che non spesso sono causati da contrasti violenti. A volte l'ansia, la stanchezza che si accumula a furia di giocare partite a tamburo battente, proprio a ritmi molto frenetici come può accadere in campionato, causano una serie di problemi proprio psicofisici. C'è uno stretto collegamento, io credo, tra il rendimento dello sportivo e i ritmi molto forti di gioco. Io penso che un calciatore professionista sia sottoposto a molti fattori di stress, dalla pressione degli allenatori, che chiaramente ci deve essere, l'ambizione personale, le aspettative dei tifosi. Di conseguenza già il giocatore arriva in campo un po' sotto ansia, un'ansia da prestazione che poi ha una ricaduta a livello fisico. Noi lo sappiamo, quando performiamo anche nella vita quotidiana, se abbiamo delle prove, aumenta la nostra adrenalina, questo ci porta a un effetto vasocostrittore, broncodilatiamo, aumentiamo l'agitata cardiaca. In questo modo che cosa succede? Che man mano che il livello di stanchezza aumenta in quella che per il professionista diventa la cosiddetta tensione agonistica, il corpo diminuisce il tempo di reazione sia per i livelli uditivi, visivi, che per la mobilità, quindi essendo meno reattivi poi si può più facilmente andare incontro a problemi, quindi a infortuni. E come... diciamo che da questo punto di vista ci vuole una sorta anche di allenamento allo stress. Penso che ci sono squadre più preparate, per dire la Juventus ha dei giocatori, Buffon è stato l'emblema, che per anni hanno fatto finali di mondiali, finali di Champions, peraltro perse. A volte vincere aiuta a vincere, come perdere aiuta a perdere, un po' come succede al nostro ex amico Higuain, che di finali praticamente non ne ha mai azzeccata una, e che ora per esempio si ripresenterà sicuramente al mondiale con ansia da prestazione. O rispetto a quello che dicevi tu, penso alla ricaduta di Milik, un infortunio nel quale, poverino, lui si è fatto praticamente male da solo. E proprio da noi Alfonso De Nicola ricordava l'importanza, direttore dello staff medico del Napoli ormai da più di 10 anni. Per carità, io alzo le mani, io faccio i complimenti allo staff medico del Napoli, che è una delle squadre che ha sempre il minor numero di infortuni muscolari stagionali. Cioè loro nel trattamento riservato ai giocatori sono attentissimi. Io faccio un discorso molto generalizzato. No, assolutamente sì, peraltro condivisibile, l'abbiamo fatto più volte anche noi. Ecco, proprio da questo punto di vista, discorso infortuni che mi incuriosisce molto, guardando al futuro, lo staff di Ancelotti quanto mai ricco, c'è anche un nutrizionista che peraltro è il genero, però a testimonianza del fatto che oggi c'è attenzione sotto ogni profilo, ricordo il Milan, antesignano di Milan Lab, l'attenzione agli infortuni. Se dovessi dare un consiglio scientifico oggi ad una squadra di calcio, come si fa a prevenire un po' di più il rischio degli infortuni? Magari attraverso l'osservazione dei comportamenti, tutti quei comportamenti che possono fare da campanello di allarme. Se c'è qualche alterazione, qualche anomalia, qualcosa di irregolare, subito metterlo sotto esame, nel senso parlarne col giocatore. Sicuramente c'è lo staff di esperti che ne può parlare, ci può ragionare, perché magari il comportamento di allarme può essere indicativo di una sofferenza che sta avvenendo a livello fisiologico. Ecco, l'osservazione, perché poi come alimentazione, come recupero, come tempi di allenamento, per me che sono tifosa del Napoli è tutto perfetto.
tutto qui. Poi magari il nuovo allenatore sarà sicuramente grande professionista, sarà bravo nel prestare attenzione un po' all'aspetto psicologico della squadra, di tutti i giocatori, perché se noi pensiamo a quello che è accaduto quando il Napoli è sceso in campo e ha perso 4-2 con la Roma, poi dopo la polemica Inter-Juve ha perso 3-0 a Firenze, sono tutti dati che buttano giù la squadra, e io dal mio piccolo osservo che poi il domani, quando giocano, la prestazione sembra, cioè risente di quello che è accaduto in precedenza, si va sempre peggio, questo vedo. Direbbe il petisso, mi ha rubato la idea, perché ti volevo appunto chiedere del rapporto tra lo stress fisico e quello psicologico, forse incide ancora di più. Hai esattamente citato i due casi emblematici di quest'anno, dopo i due errori clamorosi degli arbitri a vantaggio della Juve, Napoli è crollato prima in casa con la Roma e poi con la Fiorentina. Anche su questo e sulla mente dei giocatori dovrà lavorare Ancelotti. Io che ho altri due minuti, l'ultima domanda te la faccio invece da donna nel pallone, con la sensibilità femminile. Un po' abbiamo chiuso questo discorso parlando con Sonia Sodano, ma allora sembrava un matrimonio litigarello ma destinato a proseguire, quello tra Sarri e De Laurentiis, è finito bruscamente. Chi ci ha perso, chi ci ha guadagnato? E questo matrimonio tra De Laurentiis e Ancelotti, immortalato in quella foto alla James Bond, come te lo immagini? Questa foto alla James Bond l'ho letta molto un po' come il marchio della famiglia De Laurentiis. Loro fanno cinema e hanno voluto presentare il nuovo allenatore in questo modo. Io mi auguro tutto il bene, per carità, per il Napoli. Sono rimasta colpitissima anche dalle notizie di colore, non so se avete sentito, è stata promossa dai Sorbillo la nuova pizza Ancelotti, che richiama, grazie alla crema di zucca, il tortello dell'Emilia Romagna, e già è di nuovo nato il pastore sul presepe a San Gregorio Armeno. Tutti si aspettano sempre il meglio, perché è un po' in modo augurale che ci si aspetta che, insomma, il nuovo allenatore faccia ancora meglio di quello che ha fatto Sarri prima, che, diciamolo, lo sappiamo tutti, lo diciamo tutti, ha fatto comunque un ottimo lavoro, potendo contare sempre sulle stesse leve, ecco. Ci hai dato anche un consiglio interessante sul profilo culinario, perché Campioni della Tavola è un'altra delle rubriche del venerdì di Radio.0. È stato molto interessante questo viaggio nello Sport in Forma. Proveremo a risentirti magari durante il ritiro di Di Maro per monitorare un po' questo viaggio nella preparazione napoletana per la prima volta targata Ancelotti. Intanto grazie di essere stato a Radio.0, a Raffaella Loisi. Grazie a tutti voi. RTZ Radio.0 Campagna Radio Sport. Fuori gara!